Allora Esther, ti sto riprendendo, vedo che vai a mano libera, seguendo ovviamente un tuo disegno, però vai a mano libera. No, in realtà il fondente è segnato, ho già disegnato sul fondente prima che si seccasse completamente. Ecco, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Se lo guardi in controluce si vede, ho disegnato... L'hai disegnato e ora lo stai riproponendo con la decorazione. Sto seguendo una traccia. Ecco, io vedo queste forme cilindriche, diverse dimensioni di polistirolo. Tu stai facendo la decorazione, quindi questa è soltanto una decorazione su una forma di polistirolo, però utilizzando... Sì, io ho preso la forma di polistirolo e l'ho coperta con la pasta di zucchero. Sì. La forma di polistirolo che chiaramente ha la stessa forma che avrebbe una torta vera. Sì. In realtà questo mi serve per poter lavorare in libertà e presentare un prodotto finito... sicuramente di un effetto estetico migliore, anche perché io posso lavorare qua molto tranquillamente, non ho bisogno di avere la... E poi perché gli sposi hanno deciso che la torta fosse perfetta. Perfetto. Per cui per questo tipo di decorazione, che ha bisogno comunque di un tempo di lavorazione abbastanza lungo, c'è anche questa possibilità di lavorare su una torta finta. Perfetto. Quindi diciamo, questa sarà nel suo complesso una torta finta, nel tuo suo complesso. Ha un piano vero, in modo che gli sposi possano fare il taglio della torta. Capito. Quindi praticamente nella torta poi finale, quello che praticamente poteva essere lavorato prima, e quindi ovviamente devi avere una base, diciamo, finta. Esatto. E poi ci sarà la parte, la decorazione di torta vera. Esatto, che verrà decorata anche lei, però viene chiaramente trattata in una maniera differente. La torta va raffreddata molto bene e poi bisogna lavorare abbastanza velocemente per poter dare un prodotto comunque fresco e assolutamente mangiabile. Ovvio. Ti continuo a seguire per qualche secondo, sono veramente affascinato. Ecco, eppure è giusto, stiamo facendo vedere lì. Ho commesso forse un errore? Esatto, non era venuto tondo come volevo e lo rifaccio. Una curiosità, per quanto tempo è possibile lavorarlo prima che vada in asciugatura? Ecco. Questo? Sì. Asciuga in pochissimi minuti, la ghiaccia reale ha un tempo di asciugatura molto breve, ma io lo posso togliere anche da secco, perché essendo asciutto il fondente... praticamente se io lo tocco salta via, rimane capito. Quindi in ogni caso io posso correggere. Perfetto. Comunque sì, con la ghiaccia ha questo vantaggio, ci sono altre cose invece che non si possono correggere così semplicemente. Ok, grazie di esserci.